Buonasera, eccoci qua anche stasera. Stasera abbiamo due grandi personaggi che ci faranno compagnia e ci racconteranno un po' di loro, un po' di quello che fanno, un po' del nostro caro ispettore Coliandro. Avremo quindi con noi Francesco Zenzola e Luisella Notari. Francesco Zenzola che è nei panni nell'ispettore Coliandro di Lo Russo e la Luisella Notari che invece è la nostra dottoressa Paffoni che fa appunto le autopsie e sui cadaveri nel suo modo particolare ovviamente. Allora, iniziamo subito facendo entrare la nostra solita amica Michela che non può mancare. Un attimo solo. Eccoci. Ormai manca poco. Un attimo di pazienza. Bah. Con la nostra immancabile sigla. E stasera ci ritroviamo sempre qua a scoprire nuove storie. Quando forse alle parole. Buonasera. Ciao Elisa, buonasera. Ciao. Mi senti bene? Sento Bentornata. qualche problema di Sì. audio. Sì, dai, si Perfetto. sente un po', ogni tanto un Allora, po' a scatti, ma si sente. sì, anche io ti vedo un po' a scatti, eh? Ok, Ora, forse vediamo c'è di. un po' di traffico in generale, è venerdì sera. Eh sì, anche perché stasera noi abbiamo una grande serata. Li Due aspettavamo da un grandi po'. protagonisti. Esatto. Che dici? Andiamo subito con la presentazione del primo personaggio? Vai. Esatto, come vi raccontavo un attimo fa, stasera abbiamo Francesco Zendola che ha interpretato l'agente Lo Russo, che è un giovane agente, appunto, pugliese come Gamberini, però diciamo che lui è un po' più impacciato, timido, ecco, sicuramente non fa la risata classica di Gambero, e però col tempo, un po' per fortuna, un po' per sghetto, insomma, non si capisce bene, riesce comunque a farsi notare dai suoi superiori e si fa trovare sempre nel posto giusto, al momento giusto, un po' per caso, diciamo, ecco, non è proprio che gli venga, non è che gli studi queste cose. Però questo suscita un po' l'invidia del nostro ispettore, perché invece lui fatica sempre un po' a farsi riconoscere qualcosa e alla fine non gli riconoscono quasi nulla. E niente, in questa ottava stagione stiamo cominciando a vedere in questi due episodi che le interazioni tra di loro stanno migliorando, cioè stanno intensificando, insomma, si comincia a delineare un po' una storia tra questi due personaggi. E Coriandolo, insomma, diciamo che ne approfitta per fare un po' il gradassino, dai, nei confronti del nostro Carlo Russo. È veramente un gentleman nei confronti di Coliandro, prende tutto proprio. Esatto. Allora chiamiamo subito Francesco. Non vedo l'ora, Pronti? non vedo l'ora. Adesso lo invito. Eccolo. Vai. Siamo in attesa. Buonasera. Eccolo, Buonasera. eccoci, buonasera, ciao ragazze, grazie, un Ciao Francesco, grazie, benvenuto. grazie, sono veramente contento, un grande piacere ricevere il vostro invito, insomma, mi fa molto piacere, insomma, essere qui con voi a fare due chiacchiere sul nostro amato ispettore, dai. Esatto. È Grazie buffo averti qui, io ti ho a fianco, a te. veramente è buffissimo. Ti ho visto l'altra sera.
Sì, sono Ricevere delle bull. puntate come... Sì, sono queste ultime puntate, diciamo, mi hanno un po' visto un po' più attivo, un po' più d'azione rispetto a prima che ero più o meno più fisso dietro lì la Guardiola, insomma, avevo delle interazioni sempre comunque carine, interessanti, però più statiche, diciamo. Adesso è diventato un po' più dinamico il personaggio, mi piace definirlo così, un po' più tridimensionale. Certo. Volevo ringraziare Christian e salutarlo perché comunque è sempre stato carino con me anche da quando dall'inizio, insomma, lui mi aveva chiesto questa intervista, poi ha detto vabbè, la farai con le ragazze, però è come se ci fossi anch'io, insomma, quindi volevo insomma Sì. salutarlo e dargli un Certo. abbraccio. Non Sì. ci conosciamo di Salutiamo persona, tutti. però sì. Ci conosciamo di persona, però sì, mi sento molto vicino a tutti, quindi sento il vostro affetto, il vostro calore, insomma, tutti quanti noi attori sentiamo il vostro affetto ed è importantissimo per noi, insomma. E questo è proprio Sì. l'obiettivo, insomma, di in qualche modo sopportarvi alla grande. Sì. Bene, io direi che io parto dalla prima domanda. Sì. Ecco, e Vai. ti volevamo chiedere se era il tuo sogno nel cassetto quello di fare l'attore? Beh, sì, è da tanti anni, insomma, da quando sono abbastanza, no, troppo piccolo, no, diciamo dall'adolescenza, da 16 anni, a scuola ho iniziato a fare i primi cortometraggi con gli amici, insomma, da là ero indeciso in realtà se fare il regista o l'attore. Non ero indeciso, cioè mi piaceva il cinema, ho iniziato a guardare dei film, però ero indeciso se andare davanti o dietro la macchina da presa, poi alla fine ho scelto, ho anche fatto un cortometraggio orribile da ragazzo a 16 anni, poi ho deciso, vabbè, perché ero sia davanti che dietro, ho detto forse funziona meglio davanti, ho detto, vabbè, scelgo quella strada là. Come si chiamava questo cortometraggio? Ma il colpo del secolo, forse a Bari, nel mio paese, in provincia di Bari a Valenzano, organizzavo questa rapina, insomma, e quindi una roba così carina, vabbè, però. Ah, voglio salutare entrata la leggo, Antonella Colapinto che interpreta mia sorella, la voglio salutare, poi insomma, Ah, conoscerete. Sì. Che certo. nomino spessissimo, Alfonsina. Devo andare a chiamare mia sorella, quando mia Eh sorella sì, stava ricoverata, insomma, sì, la nomino un sacco. poverella, Sì. anzi, piuttosto il telefilm, È rimasta poveretta. sconvolta nell'ultima puntata, poverina, ero sconvolta, via, che non Sì. riusciva ad aiutare. Quella è stata una scena veramente Sì. esilarante. Cagagazzi, scopate, ma cagagazzi. Guarda, visto che prima parlavi un po'... Vedi. C'è da dire una cosa Vai, vai, che io finisci. voglio dire, io mi diverto un sacco a girare con Giampaolo, a girare anche, abbiamo girato anche con Antonella, insomma, con Benedetta, Caterina, anche si è creato un bellissimo rapporto con tutti, perché è un bellissimo gruppo, ci divertiamo veramente tanto e spero che questa cosa venga fuori, perché noi ce la Sì. mettiamo tutta e veramente ci divertiamo, siamo molto amici anche fuori, insomma, ed è molto importante questo. No, Certo. ma Ecco, si noi vede che abbiamo. comunque siete tutti in armonia. Sì. Sì. Sì, infatti, si nota tantissimo questa cosa. Vi ringrazio per questo, vi ringrazio. Senti, noi abbiamo anche letto di te che tu sei comunque un grande sportivo. Sì, Ecco, vabbè, quindi ti... ex sportivo, diciamo, che giocavo a tennis, anche a calcio in porta, diciamo, per quello. Però mi piace molto lo sport in generale, insomma. Mi piace guardare un po' tutti gli sport, ho guardato un sacco le Olimpiadi, insomma, no, mi piace molto, sì. Certo, ok. Ma poteva essere anche quella una tua strada, cioè ci hai pensato? Sì, a voglia, prima di fare l'attore ho provato in tutti i modi a fare il tennista, infatti era il sogno di mio padre, poi ho visto che non riuscivo ad andare oltre, poi mi sono fermato, mentalmente mi sono fermato, ho detto no, non ce la faccio, non ce la faccio. Proviamo a fare l'attore e ci provo, perché continuo sempre a provarci. Sempre, questo è un lavoro molto faticoso e difficile, devi sempre stare lì sul pezzo, devi sempre dimostrare anche nelle piccole cose, anche nel dire una battuta, è importantissimo comunque sempre fare bene, stare sul pezzo, essere concentrati, insomma, per me è molto importante questo.
Certo. Ma e ti piacerebbe interpretare anche... Prego, Alita. No, vai tu, hai ragione, scusami. No. Ti volevo solo chiedere se ti offrissero un'altra parte, ad esempio, non so, un cattivo molto molto cattivo, tipo squartatore, una roba un po'... Ma ti piacerebbe o preferisci sempre le parti un po' buone? Allora, io vi dirò una cosa che... Prima di fare Coliandro, io ho fatto un sacco di parti da cattivo, ma tantissime, facevo solo quello. Poi un giorno ho incontrato Marco Manetti e anche Antonio, insomma, e mi hanno detto, sì, ma tu vuoi fare il cattivo, ma c'è una faccia, no, un po', mi fa ridere, un po' coglioncello. Sì, puoi fare il cattivo, però insomma un po'... E quindi da là è venuto fuori questa, piano piano, questa verve comica che ho, che guarda, a tratti preferisco, però sta venendo sempre più fuori. Mi piace un sacco. Io non sono molto così comico o divertente nella vita normale. Sì, con la mia compagna, con i miei amici, sì, ma non in generale, se conosco delle persone sono abbastanza chiuso, abbastanza timido, che è una parte di Lo Russo, insomma, Lo Russo è anche abbastanza molto certo. timido. E quindi quella parte lì la inserisco nel personaggio, però comunque sì, farei la parte da cattivo, sì. Adesso mi dovrei concentrare moltissimo, deve fare un lavoro molto bello, però sì, molto stimolante, insomma. E com'è avvenuto l'incontro con Emanetti? È una bella storia, è una bella storia che mi piace sempre raccontare. Io quando sono arrivato a Roma, anche grazie alla mia compagna, mi diceva, esiste questa cosa che ogni tanto per farti conoscere devi aiutare dei casting a fare i provini agli altri, quindi devi interagire, devi dare le battute. Quindi quel periodo mi è capitato dovevano preparare Coliandro 6, stavo dando una mano a questa casting director, che è la figura che sceglie tutti gli attori di un film o di una serie. A un certo punto io facevo Coliandro, insomma. E quindi vado, le batto bestiale, me bambina, non puoi, cioè facevo proprio Coliandro perché lo conoscevo, quindi mi piaceva un sacco proprio, dai bambina, facevo tutto. Sì, a un certo punto Marco dice, ma chi è questo, sto ragazzo? Mi piace questo ragazzo che fa Coliandro. A un certo punto ci conosciamo, diciamo, vabbè, ti faremo un provino. Dice, però Coliandro già ce l'abbiamo, non ti montare la testa, ma lo fai così, lo farai pure bene, ma ce l'abbiamo già, E da lì mi ha fatto fare alcuni provini fino ad arrivare a questo personaggio che loro avevano intenzione di inserire per andare a, come dire, come supporto a Gargiulo, perché è differente da Gargiulo, però serviva un'altra figura di appoggio a Coliandro, all'ispettore. Quindi c'è Gargiulo, che è un grande personaggio, che quest'anno non c'è perché era molto impegnato, probabilmente se dovessimo fare altre tornerà, insomma, perché no? Però era impegnato, perché lui è un produttore molto importante, quindi non poteva partecipare alle riprese. Ogni tanto mi dicono, no, è sostituito Gargiulo. No, non ho sostituito nessuno, insomma. Questo... No, ma anche perché hai proprio una psicologia leggermente proprio diversa sì. rispetto... Sì, quindi serviva questa figura, insomma, che andasse a di supporto proprio a Gargiulo. Una figura, tra virgolette, simile, ma non troppo, che andasse a supportare la figura di Gargiulo, però di sfogo per l'ispettore. Cioè l'ispettore si sfogava con un Gargiulo e poi si sfogava con un altro personaggio, e questo qua è diventato Lo Russo, insomma, questo personaggio qui, insomma. Questo è, certo. Da qui è nato tutto. E da là mi ha fatto un provino e poi è andata bene, insomma, piano piano. Infatti noi siamo molto contenti di Lo Russo, siamo molto contenti del personaggio Lo Russo, e ci chiedevamo se secondo te c'è la possibilità nella nona stagione di poter vedere magari una puntata un po' più concentrata su di te, sul tuo personaggio. Io lo spero, insomma, sempre. Già quest'anno ero molto felice perché quando alla fine poi ho letto le sceneggiature avevo incontrato Giampaolo qualche mese prima, perché noi dovevamo iniziare un po' prima, poi c'è stato il lockdown e abbiamo posticipato il tutto. L'avevo incontrato e mi ha detto, oh, preparati che quest'anno c'è casa tua. E io, casa mia? Ma che è? Come Giampa, casa mia? Sì, casa tua, vedrai.
E da lì mi aveva già preannunciato un po' di cose, poi ho letto un po' ed ero felicissimo quando ho visto soprattutto la puntata di Intrigo, che c'è il morso, Sì. insomma, il morso. Bellissimo. Sì. Cioè, ti sei beccato anche lo sputaccio Sì, ma di... quella è fighi, come l'abbiamo girato, io ero con l'ombrellino, ero a un certo punto, perché c'è tutto questo fatto del Covid, insomma, e quindi c'era lui che doveva perché ha sputato, insomma, io con l'ombrellino, perché doveva dare le battute a me, perché io doveva guardare me, e io con l'ombrellino, e poi una pompetta, con la pompetta loro hanno ricreato, questo è il bello del cinema, insomma. Fantastica, anche quella scena fantastica. Sì. Volevo dirti che io sono andata a vedere casa tua, perché io abitando a Bologna me lo No? posso permettere. Abitiamo vicini, te lo volevo anche Ah, dire, perfetto, insomma. perfetto. Sì, sono state 2 notti tremende, 2 o 3 notti tremende quelle. Oh, fiche. Immagino. Sì. Vai, vai Elisa. Anzi, Hai volevo dire visto? una cosa, Dimmi, dimmi. perché... Scusami Elisa, e scusami, direi che è il momento Vai. di far entrare la star. Che Sì, cosa facciamo entrare? io voglio dire 2 parole per Luisella. Io ho proprio un'ammirazione per Luisella profondissima. Io con Luisella mi sento spessissimo, chiacchieriamo di tutto. Cioè, per me Luisella proprio è. Cioè, infatti, proponevo, insomma, una storia, no? Love story tra Lo Russo e la Paffoni, insomma, sono state le mie. No, Bella vabbè, fantastica. però a parte gli scherzi, Luisella è un'attrice fantastica, ma soprattutto una persona bellissima, bellissima. Allora adesso noi la introduciamo come personaggio, ma poi lasciamo a te l'onore di presentarla proprio. Sì, Va va bene? bene. Prego, Elisa, presentaci pure. Allora, sì, vi presento subito la nostra anatomopatologa. La Paffoni, che appunto è interpretata da Luisella e fa parte appunto della polizia scientifica e è una romagnola verace proprio di quelle di mezza età che comunque sono ci tengono a farsi vedere, quindi sono vestite abbastanza appariscenti. Hanno modi un po' espansivi, anche a volte lanciano delle frecciatine di una certa pesantezza, dai, mettiamola così, È un bel peso. col divertimento comunque del personaggio, ovviamente, no? E è gelosa anche del suo amato Baldini. Infatti, in una puntata poi la troviamo che cerca di far ingelosire appunto Coriandro. Adesso la invitiamo subito a entrare. Bene, allora cosa ci dici tu della nostra bellissima Luisella? Come ce la Io presenti? dico che è il personaggio in Coliandro che mi fa veramente ridere, mi fa ridere tantissimo di più, no, perché non sarebbe poi rispettoso per gli altri, però io Eccomi! dico che Eccola! Luisella Ciao! è Luisella sia la numero uno, Baffonissima. Fantastica! Buonasera! Luisella, come si direbbe a Bari, Buonasera a come tutti! si direbbe a Bari, si lamegd tut. Grazie Francesco, sei sempre molto gentile. È stato già ipotizzato una possibile love story nella serie 9. Va bene, proponiamola. Con la Paffoni avrai vita dura. molto sì, infatti. È Sì, vero. sì, sì. Sì, non La ne Paffoni è risparmia quella. una, Sì. lei. No, 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 no. Scusate, mosso qualcosa. Comunque, buonasera a tutti, sono contenta di Buonasera. essere qui. Ho sentito cosa ha detto Francesco, grazie, grazie, Ho grazie. visto che c'è anche Caterina Silva che ci sta guardando, la saluto e saluto anche Ah, ciao saluto Caterina, ciao. la salutiamo anche noi, anzi, siamo Benvenuta. onorati che guarda questo e ci Sì. piacerebbe, perché no, averla magari in futuro Poi ospite anche lei. glielo diciamo qual è il problema. E saluto anche Certo, Benedetta Cimatti, che se certo. c'è, però io la saluto comunque, che è una carissima Certo, amica, Benedetta. sì. Certo. Bravissima attrice, carissima amica, insomma.
Beh, io continuerei a fare una domanda su Coleandro rivolta magari a Luisella. Ecco, quanto ti ritrovi tu come Luisella nel personaggio della Paffoni? Per certe cose abbastanza, cioè, nel senso che io sono un ottimista di natura, mi piace la compagnia, mi piace stare con gli amici, divertirmi, insomma. Sotto l'aspetto diciamo, il rapporto con gli uomini, non sono come la Paffoni, insomma. Sì, lei è una studorata proprio, però mi ci ritrovo abbastanza, sì, mi ci ritrovo, mi piace la Paffoni, l'amo molto. Super. Sì. Ci chiedevamo se per caso qualche battuta della Paffoni non ti abbia un po' intimidito, insomma non ti abbia fatto, hai fatto un po' fatica magari se uno non è proprio super sboccalato un po' come la Paffoni, magari è un po' difficile, no? Beh, all'inizio, quando ho iniziato con la quinta stagione, insomma, ero un po' intimidita, poi mi sono calata completamente nel personaggio. E adesso posso dire qualsiasi cosa. L'ultima puntata che ho visto, nella penultima, la prima dell'ottava, è pazzesca la battuta in cui dice il fatto dei puttanieri. Loro li hanno chiamati perché sono i puttanieri. Sarebbe da fare un'antologia comunque sulle battute della Paffoni, cioè, sono fantastiche. Però lo russo parolaccio forse non è mai, io non, forse una, due al massimo. No, lo russo è troppo carino, troppo bravo, sì. È proprio il classico bravo ragazzo, gliene dicono di tutti, Rasponi e rasponi vari e roba, quello sì, cazzo, affancuso, un coglione, quello sì, però lui subisce in silenzio. Lui non solo ha una grande ammirazione proprio, lui desidera, no? Lo dici a un certo punto, sì, che vorresti essere come lui. Sì, sì. No? Sì, sì, assolutamente. Sì. Che meraviglia. Dai, Coleandro due. I rasponi, posso dire che è una grande invenzione di Giampaolo, quel termine. Io stavo morto, ero completamente morto. Ah. Quella sera eravamo tutti completamente morti dalle risate. Non c'era nessuno. Non è un termine anche bolognese? Non è un termine anche bolognese? Sì. Bolognese, sì. Sì, ok. Sì. Esattamente. Infatti lo pensavo più da insomma da Rigosi, cioè, e poi mi veniva di più insomma ecco da qualcuno della zona. Invece vi posso confermare che è stato lui, da quello che ricordo, non vorrei fare una gaffa dove qualcuno mi dice no, non è così, l'ho detto io, non so Rigosi, Lucarelli, non so, però mi ricordo che era una roba tipo stop, erano tutti morti dalle risate, perché poi c'era una roba di Rasponi che poi anche qualche cosa hanno tagliato, insomma, che poi era, faceva lo lui, te li fai Rasponi, c'era una roba così, mi ricordo, io non riuscivo a trattenere, ero a terra lì col cuscino, c'era tutto privo per non ridere. Ecco, ma comunque posso dire... semplicemente per portare al personaggio di Lo Russo, mi piace anche quando dici ispettò. Ispettò, quella è meravigliosa. Da quando ho iniziato, c'è sempre... Ispettò. Sì. Fantastico. Qualcuno non l'ha fatto dire alla Paffoni, quella roba lì, perché quella... sarebbe stato troppo... sarebbe stato troppo anche per la Paffoni. Ma però ti hanno fatto fare però delle altre cose, dai, cioè quando hai dovuto mettere la mano nei pantaloni del tipo morto, ma vogliamo parlare? Quella è stata la scena più imbarazzante in assoluto, perché io mi ero messa d'accordo con il morto. Io ho messo d'accordo con sto ragazzo, con Riccato, poveretto immobile, e quindi ho detto adesso mi metto d'accordo col morto, e il cellulare gliel'ho fatto mettere appena lì dalla cintura.
cominciamo a girare, e a un certo punto devo prendere sto telefono e lo prendo e sento: fermi, alt! Dico: cosa succede? Arriva Marco Manetti e mi ha detto: dov'era il cellulare? E gli ho detto: qui, la cintura. No! E trac, prende lui il cellulare e lo infila fino in fondo. No! Io ho detto: no, non posso. Non posso. Secondo me l'ha fatto apposta. Strepitosa. E quindi niente. E sono dovuta andare fin lì. Dopo tutti a chiedere: mai sentito qualcosa? E io ho detto: ma secondo me l'aveva lasciato a casa. No. Non ci fai morire. Sei cattivissima, dai. No, ma perché era freddo. Quella sera lì che avete girato era freddo, dai, è per quello. Ma no, era estate, però c'era freschino. Poi lui, poveretto, sì, era in terra con un materassino in mezzo a un prato, le 2 di notte, quindi insomma non poteva essere altrimenti. Esatto. Ecco, c'è una frase tipica che la Paffoni dice, no? È far del buono. È un qualcosa che da chi arriva questa? È da Copione? Sì, è da Copione, poi è una frase tipica, no, bolognese, certo. Far del buono, sì, no, era da Copione, non l'ho inventata io. Ma anche la scena in cui hai dovuto farti fare le scene con a ballare con Coliandro. Anche quelle, dai, tante cose. Beh, insomma, apprezzabili, ecco. L'unico problema è che io non arrivavo neanche ad abbracciarlo, era altissimo. E quindi, insomma, doveva un po' stare con questo, perché io sono piccolina e lui è 1,80 m oltre. No, sono state esilaranti quelle scene, davvero. Ah, sì, quella era molto carina, è vero. Vai con Lisio. Sì. Esatto. Vai con lì, puntata, sì. E beh, insomma, diciamo che sono stata un po' anche invidiata, ecco. Eh beh, sì, infatti sì. Da un tanti signori, di noi, sì. Da un sacco di signore. Sì. Sì. Grazie. Vai, sì. Ecco, diciamo che una domanda un po' quasi comune che noi vorremmo insomma porvi è questa. Partiamo magari da te, da Francesco. Nel momento in cui tu hai iniziato, cioè ti sei trovato sul set per la prima volta, no? Sì. Come hai fatto a entrare nel personaggio? Cioè, quali sono quei pensieri che servono per entrare nel personaggio? Oppure è il regista che ti aiuta? Cioè, come si fa a entrare in un personaggio? E tu come hai fatto a entrare in Lo Russo? Allora, sì, c'è tutto comunque una domanda interessante anche per chi, insomma, non fa questo lavoro. È tutto un lavoro di squadra, quasi. Cioè, si parte comunque da uno studio del testo. Insomma, c'è già una prima chiacchiera con il regista, insomma, inizi a fare un'idea tua, assolutamente, devi fare una preparazione personale, e poi quando ti trovi a lavorare di persona con il regista, insomma, ti confronti, perché lui ti dà delle idee, degli spunti, e insomma, io posso anche dare delle mie idee, però comunque sempre bisogna sempre affidarsi alla figura come regista, insomma, e tenere presente il lavoro che si è fatto prima, personale, e il lavoro che si fa sul testo, insomma, è tutto un lavoro di squadra, molto interessante. Io il primo giorno me lo ricordo benissimo, è stato bellissimo. C'era Luisella prima di me, la prima scena che ho fatto è quella della 6ª stagione, quella Un gentiluomo, un coglione, era quella battuta là. E Luisella prima girava la sua scena, e poi abbiamo girato quella mia, insomma. Se una donna è così e tu non gliela dai per rispetto, secondo te è un gentiluomo? Sì, sì, prima dico, no, era partita speciale. Sì, partita speciale era.
E io gli chiedevo, ma sta ragazza com'è? Buona, buona. Sì, buona, buona. Beh, allora un buon coglione, insomma. Invece Luisella partiva, è un coglione, punto. La paffone è pane, pane, il vino, il vino. Che cazzo la lingua lo deve dire. Ragazze, io vi devo dire che ho altri 5-10 minuti, quindi certo. Poi vi devo salutare. Sarai tu a dirci quando ci devi salutare, assolutamente, grazie, insomma, grazie, ecco. Mille. Magari facciamo un'altra domanda a te e così poi dopo tu magari ci saluti. Okay, prego bene. Elisa, magari se vuoi un'altra anche tu. Faccio io? Parlaci un po' del rapporto comunque di tra appunto Coliandro e lo Russo, cioè ne abbiamo già parlato, però diciamo un po' più come lo senti tu che lo vivi, cioè comunque quei momenti di riprese, ecco. Mi trovo molto bene con Giampaolo, prima cosa, voglio è un attore per me bravissimo, e mi trovo molto bene con lui, e poi sul rapporto si è andato a creare piano piano. Con il passare delle scene, insomma, e anche questo fatto di ammirazione che ho nei suoi confronti, ho lavorato molto su quello, insomma, anche con guardarlo in un certo modo quando lui mi parla, insomma, anche quando gli dico sei il mio mentore, guardarlo, soprattutto sempre con ammirazione, mai con quella spocchia di andare lì e dire, però, così, sempre con un tono molto di rispetto. E questo è proprio il rapporto che si crea tra me e lui. Io ho profondo rispetto per Coliandro ed è bellissima questa cosa qua. E che dà molta caratterizzazione al personaggio di Lo Russo, secondo me. Proprio questo fatto di avere un profondo rispetto per lui è quasi... Io ce l'ho come mito, lui è il mio mito, praticamente. Quindi io parto da questo presupposto e faccio questo tipo di lavoro. Sì, è un po' come se l'avessi messo sul piedistallo. È un po' come se l'avessi messo sul piedistallo. E voglio raggiungere quel tipo di quel tipo, voglio raggiungere le cose che fa, voglio essere come lui nel rapporto con le donne. Forse io non lo conosco pienamente, non so tutti i casini che combina il personaggio, non lo sa, però lui lo vede ogni tanto con qualcuna e vuole diventare come lui, insomma, lo vede pieno di ferite, di botte, dice voglio fare anch'io azione, pistole, le donne, insomma è questo, c'ha molta ammirazione, sì. Quindi quello che noi di fatto vediamo sul set poi c'è comunque anche fuori dal set tra di voi? No, non è proprio così perché c'è un bel rapporto con lui, sì, io c'è ammirazione perché ho molta stima di lui come attore, insomma, però per me è una bellissima persona, mi trovo molto bene anche perché non è l'unico lavoro che ho fatto con lui. Abbiamo girato un altro film, Gli Uomini d'Oro si chiama, dove faccio molte scene con lui e mi sono trovato molto bene, insomma. Certo. Sì. È uno degli attori con cui ho lavorato di più, diciamo, questo con cui ho fatto più scene, e questo, quindi sì. Certo, tu hai potuto, diciamo, vivere sia la regia dei Manetti, ma anche della Milena Cotta. Ecco, come vedi l'intervento femminile? È stato molto carina. Milena è stata carina e la sua regia è diversa da quella dei Manetti. Mi sono trovato molto bene con lei. È stato bello, era più... Milena è più giovane, sembrava, non so, una mia amica, insomma, aveva un rapporto più così, che chiaramente è un lavoro diverso, i Manetti hanno molta esperienza, hanno girato tante cose, però devo dire che Milena, come le ho detto di persona, non era facile girare con Coliandro, non era facile per niente, e lei c'è riuscita, ha girato due bellissime puntate. Tu che pensi? I tuoi progetti per il futuro? Concordo. Io i progetti per il futuro sto girando una nuova serie, però non posso dire niente. Posso dire che faccio un personaggio diversissimo da Lo Russo, un po' più serio. Ho anche vedi un look un po' più serio, diciamo, un po' più diverso, un look di capelli più lunghi, barba più lunga. Però poi adesso non posso ancora dire, poi più in là, perché no?
Certo, ma ti vedremo presto, nel senso è una cosa del 2021, 22. 2022. Luisella, io devo andare, però ti prometto che ti do un bacio, ti lascio in buone mani, ti do un bacio enorme, poi più tardi ci, sentiamo. Anch'io. Ciao Franci, grazie mille Francesco. Grazie, ragazzi, grazie. Volevo ringraziarvi, è stato un grande piacere fare due chiacchiere con voi e grazie sempre di tutto l'affetto. Grazie. Anche per noi. A te di esserci stato. Sì. Buona serata, buona continuazione. Ciao ragazzi. Ciao Francesco. Ciao. Di fatto rimaniamo tra donne. Tra donne, un trio. Un trio. Esatto. Guarda, io avevo una curiosità grandissima. Cosa invece ti sei portata con te della Paffoni dopo aver interpretato? C'è qualcosa che comunque ti è rimasto? Ma sì, diciamo che la Paffoni mi insegna, perché io sono non timida, però insomma piuttosto riservata, e sì, mi ha insegnato ad essere un pochino più... come si può dire, più libera, no? Mentalmente più libera, perché effettivamente lei è una donna libera, ha questo fidanzato a cui vuol bene, di cui è gelosa, però come dice lei siamo una coppia aperta, quindi è una donna secondo me molto avanti, la Paffoni. Molto avanti. Ma quindi non vedremo mai sì. il matrimonio tra la Paffoni e Baldini, non ci sarà mai, ma chi lo sa, vedremo. Quest'anno ci hanno separati praticamente, siamo separati in casa e quindi vabbè, insomma, così. Comunque sì, è un personaggio che amo moltissimo, la Paffoni. L'adoro proprio, mi piace interpretarla, mi piace essere lei, insomma. Anche noi ci sì. piace tantissimo vederti. Io personalmente sì. penso proprio che sei il mio mito, no? Come personaggio. Grazie. Perché alcune battute vorrei avere il coraggio io di dirle, no? Nelle mie situazioni, quindi... Esatto, ecco, è quello anche che la Paffoni insegna, ad essere... Cioè, a non lasciare troppe... Sì, troppe possibilità, oppure di non privarsi di dire quello che pensa. Ecco, a volte... Io sono abbastanza schietta, ma non certo come la Paffoni. Ecco. Per cui sì, credo che sia abbastanza da esempio, no? Sì. Per noi donne che a volte ci teniamo le cose, abbiamo paura di offendere, di... Sì. Così. Ecco, Luisella, tu fai anche teatro, no? Fai tanto teatro. Che differenza c'è tra recitare su un palcoscenico e invece in un set? Beh, la differenza è l'emozione del pubblico, cioè nel teatro senti proprio il ritorno, no? Del pubblico, senti l'emozione, la risata. E quindi ti dà tanto in questo senso. Io la prima volta che sono stata davanti a una telecamera, vabbè, è stato per la pubblicità, però in un set, è quello di Cogliandro. E lì, ecco, diciamo, non ho avuto difficoltà a stare davanti a una macchina, una cinepresa. Ti manca lì per lì, uno che è abituato appunto al teatro, quell'atmosfera che hai in un palcoscenico, in un teatro pieno di gente. Però poi lo staff tutti sono talmente eccezionali che te ne dimentichi, cioè non hai, almeno per me non è stato molto difficile inserirmi in questo nuovo contesto. Certo.
Certo, quindi diciamo che c'è, da un lato c'è il ritorno subito immediato del calore del pubblico, dall'altro bisogna aspettare che vada in onda la serie, beh, sì, insomma, no? Le puntate. Perché a noi, come voi, li vediamo alla fine, non, tant'è che tanti personaggi della serie non li ho neanche conosciuti, ma anche altri, perché magari uno è su un set, in una location, l'altro è su un'altra e non ci si incontra. Certo. L'unico momento in cui puoi vedere eventualmente qualcuno, se non è nella tua scena, è al trucco e il parrucco. Sembra incredibile, ma è così, perché le situazioni sono diverse, uno gira la notte, l'altro gira di giorno, uno gira in autostazione, l'altro gira a Casalecchio, cioè. Sì. È un peccato in quel senso lì. Poi quest'anno è stato ancora peggio, perché col virus, sì, anche i nostri camerini tutti chiusi su, sì, mancava solo anche quel momento, diciamo, dove di solito ci si incontrava di più. Molto. Sì, mancato molto, perché tra una scena e l'altra si stava insieme, oppure quel momento del pranzo, che è un momento brevissimo, però si era insieme. Invece lì ognuno sul camerino, ti portavano il tuo vassoietto e mangiavi lì da solo, perché doveva essere castigo, così, praticamente. Sì, sì. Sì, quello l'abbiamo un po' sofferto. D'altronde non c'era altro sistema, quindi certo. Sì. Speriamo la prossima stagione, se ci sarà, basta, che anche questo cavolo di Covid sia andato al diavolo, perché sì, veramente ce ne può più. Sì, non sì, ce ne può più. Diciamo che per fortuna si sta cominciando, no? Anche i teatri stanno un po' riaprendo. Ecco, sì, i tuoi programmi a teatro sono già... Dunque, io ho in programma uno spettacolo il 23 ottobre per la mia associazione di volontariato, dove sono volontaria da più di 20 anni, che si chiama Verso Sereno, che è all'interno dell'oncologia di Parma. E tanti anni fa, così, in base alla mia esperienza, perché io purtroppo ho fatto quel percorso oncologico molto giovane, e quando ho finito tutte le mie cure, i miei controlli, mi è venuto voglia di qualcosa di diverso, qualcosa di liberatorio, e quindi mi sono iscritta così, per gioco, a un corso di teatro, e mi aveva fatto molto bene. Non dico che sia una psicoterapia, ma ci va molto vicino. Quindi io lo proposi all'associazione, ho detto: ma perché non facciamo questo corso per i pazienti, ex pazienti, familiari, anche persone che non avevano avuto, per fortuna, nessun problema di salute? Ed effettivamente è andata molto bene, perché il primo anno erano tutti scettici, perché non figurati se un paziente che fa una chemioterapia voglia la sera di venire a recitare. Ho detto: ma lì facciamo un teatro comico. Infatti il nostro corso si chiama Ridere insieme per vivere. Quindi il primo anno eravamo in 7, il secondo anno eravamo 28, fin troppi per un corso, perché al massimo sono 15-16 persone. Quindi con questo gruppo, quest'anno, appunto il 23 di ottobre, festeggiamo i 20 anni del corso di teatro, dell'oncologia praticamente, e facciamo uno spettacolo, purtroppo con la riduzione dei posti, e quindi facciamo due spettacoli, il 23 alle 17 e alla sera alle 21, per dar modo a chi viene, perché siamo molto seguiti, sarà uno spettacolo comicissimo. E abbiamo, diciamo, ritirato fuori dal cassetto i nostri pezzi più comici, e faremo quello. Faremo quello. Quindi, per il momento, insomma, stiamo lavorando su quello. Poi a novembre ricominceremo il corso che facciamo tutti gli anni, con certo, vecchi iscritti e nuovi che entreranno. È sempre lì a e Parma. Poi vedremo. Capiterà. Come? Nel teatro a Parma. Ho capito. Questa sì, è un teatro appena fuori dalla città, sì, è il teatro di Corcagnano, è un teatro da 200 posti,
ovviamente saranno dimezzati anche di più perché le distanze, certo, sì, c'entrerà solo col Green Pass, insomma, tutto quello che serve. Certo. Poi vedremo, speriamo con gli Andro 9, ma chi lo sa. Noi ci confidiamo. Noi ci speriamo. Adesso che abbiamo visto noi praticamente l'abbiamo già vista tutta, anche più volte, cioè siamo talmente gasati perché sono bellissime tutte le puntate, ognuno a loro modo, che siamo già lì a sperare per un 9. ci speriamo tanto anche noi, chissà, vediamo. Certo. Vediamo, chi lo sa, il momento è troppo presto, non sappiamo nulla. E come è nato il tuo di incontro con i Manetti? Dunque, io venivo dalla pubblicità con De Luigi, del Dash, e poi così, qua a Parma facevano un casting per una fiction che hanno girato qui vicino a Parma, la Reggia di Colorno, e cercavano delle comparse. Allora con mia figlia, che anche lei fa teatro, siamo andate e non ci hanno preso, perché alla fine poi cercavano più che altro degli uomini, dei ragazzi che sapessero andare a cavallo, perché era il titolo era Certosa di Parma, e ambientata nel 700-800, insomma. Comunque niente, siamo andate e poi a distanza di mesi mi hanno chiamato per fare un casting per una pubblicità, insomma. E da lì sono arrivata a fare la pubblicità del Dash. Poi dopo qualche tempo, appunto, mi chiamò la signora che ha detto il casting, che mi aveva già visto con la pubblicità, e mi ha detto: guarda, c'è una parte, vorremmo vederti, il regista vuol vederti. E quindi io sono andato, ho incontrato Marco Manetti, mi ha fatto fare un provino e mi hanno preso subito. Quindi è stato, tra l'altro, è stato bellissimo, perché Marco è una persona come Antonio, ma Marco è molto esuberante, e non mi sono sentita assolutamente in soggezione, no? Mi sono trovata subito in empatia, ma poi con tutti, perché veramente è un cast e anche tutto lo staff fantastico, come diceva anche Francesco. Certo. Sì, infatti quest'anno abbiamo sofferto un po' di questo distanziamento tra noi, perché ci troviamo bene. Certo. Quindi. Ecco, chiedono, leggo una domanda, un ragazzo ci chiede, insomma adesso è difficile da dire, però chiede che cosa ti piacerebbe interpretare fuori da Cogliandro in un film, quale sarebbe la parte che vorresti interpretare? Io ho fatto prevalentemente, soprattutto in teatro, perché poi in televisione appunto sono la Paffoni, non ho avuto purtroppo ancora altre occasioni, però io ho sempre fatto dei personaggi comici, e mi piacerebbe mettermi alla prova proprio con un personaggio, non dico drammatico, però insomma un tipo, una donna un po' dura, un po'... non cattiva, però sì, anche un po' cattiva, sì, dai, anche un po' cattivella. Mi piacerebbe vedermi in quella parte, ecco. Beh, diciamo, non so che se sarà incredibile o meno, però... Noi tutti, da quando hai fatto lo spot famoso, ti consideriamo un po' la mamma in generale, sei rimasta un po' così, dai. Sì. La mamma, sì, a volte qua, io abito a Parma, e quando ho cominciato a fare lo spot, ogni tanto mi capitava in strada di sentire mamma, mamma, chiamavano me, io dicevo boh, mamma, anche le voci anche maschili, e insomma non voci giovanissime. Io ho una figlia femmina, per cui insomma non poteva essere certo mia figlia con quella voce. Certo. Mamma, mamma! Chi è? Sì, sì.
anche la pubblicità è stata una bellissima esperienza, unica, veramente bella. E vabbè, dai. E com'è Fabio De Luigi? Fabio De Luigi è un bravissimo attore, prima di tutto, con cui proprio ho trovato un feeling nella recitazione perfetto, proprio immediato, direi. È una persona riservata, questo sì, una persona riservata, però comunque quando si è sul set ti mette molto a tuo agio, ti... insomma, all'inizio io ero un po' intimidita perché appunto avendo fatto teatro non avevo fatto niente con la televisione, con delle cineprese, però mi ha dato anche dei consigli molto utili, è carino, è una persona carina. Ecco, c'è un altro commento carino che dice che ti vedono come la detective tipo la signora in giallo. Quello hanno già detto. Bellissimo. Quello che mi dispiace, mi dispiacerebbe che dove va la signora in giallo muore sempre qualcuno. E quindi... È vero, si potrebbe fare una versione comica. Insomma, tenetemi un po' lontana anche dai parenti, non so. Perché... La vero, signora vero. In giallo di Parma, no? La signora in giallo di Parma. Dopo i RIS di Parma, io adoro di Parma. Angela Lesbury, l'adoro, mi piace molto. Anch'io. Ha fatto la storia. Scrivono anche la bellissimo la Paffoni in giallo. La Paffoni in giallo. Possiamo fare un sequel della di Coriandolo. Sì, esatto. Fantastico. La Paffoni in giallo. No, mi piace molto quella serie televisiva, sì, molto. Quando c'è la guardo, perché, anche se l'ho già vista chissà quante volte. Sì, beh, un po' come il Tenente Colombo, no? Cioè va a ripetizione, sì, ogni volta la si vede. A ripetizione, però sono dei personaggi che rimangono comunque... Nella storia. Nel cuore, no? Nella storia, sì, anche il Tenente Colombo piace moltissimo. Quel... bel soprabito stropicciato che mi vuole andare lì con Ferrino a dire mettiti un po' in ordine. A me fa venire anche un po' voglia di lavarlo, devo dire. Eccola! Ma comunque si vede davvero tanto la differenza che è passata nell'arco degli anni del cinema, anche delle serie TV, cioè c'è un abisso, a volte le guardiamo sovrappensiero, ma c'è un abisso, cioè in diversi anni abbiamo fatto un salto. Altro che. Dirò di più, ci sono certi, vabbè, a parte i grandi film del passato, che quelli non tramonteranno mai, ma ci sono a volte dei film che dici, ma che roba è? Io a volte dico ma è inguardabile, cioè, con quello che è la recitazione oggi, no? La professionalità che si vede oggi, certi film dicevo mi era piaciuto a suo tempo, esatto. No? Eppure no. Mi ero divertita, no? Cioè, quelle cose. Mi ero pure divertita, poi dopo vedi questi attori, non parlo dei grandi attori italiani che vabbè loro rimarranno nella storia, sì, certo. Cinema, però certi film anche minori, anche con attori bravi, però no, completamente diverso, c'è un ritmo, c'è una lentezza. Sì, è vero, è vero, è vero. Ecco, vabbè, tu interpreti una donna, la nostra Paffoni, no? È molto romagnola, cioè scusami, più che romagnola è emiliana, no? Proprio, ecco. E, grazie. Veramente tanto. E, tu sei così anche nella tua vita, cioè sei molto romagnola, scusami sempre, emiliana, emiliano-romagnola? Sì. Sì, penso di sì, cioè, gli emiliano-romagnoli sono persone aperte, fresche, divertenti, quindi sì, non mi vedrei in un'altra regione. Ok. Io sto bene qui, ecco, mi piace il carattere degli emiliano-romagnoli.
Certo. Sì. Beh, noi siamo molto aperti, rispetto magari ad altre. Ecco, io infatti mi trovo di più al sud, perché c'è questa, sono espansivi, no? Accoglienti, ospitali, e quindi sì, se dovessi cambiare, ecco, mi piacerebbe più giù che su. Anche il clima, Andiamo. direi che spesso e volentieri ce l'hanno più bello in oro. Anche il clima ce l'hanno più bello in oro, spesso e volentieri. Un'altra Guarda, cosa. Anita, visto che prima parlavi della tua associazione, che trovo che sia una cosa meravigliosa e bellissima il fatto di cercare di alleviare con la gioia e l'allegria un momento in cui le persone fanno fatica, perché quando c'è una malattia di mezzo si fa fatica a essere positivi. Hai un messaggio da dare a queste Certo. persone che si possono trovare adesso in questo stato, magari per fare in modo che reagiscano un po' più con gioia, nonostante tutto, ecco. Sì, è difficile in certi momenti, diciamo, essere così un po' ottimisti, perché ci sono dei momenti in cui veramente dici, oddio. Non ce la posso fare, però è molto, io credo che sia importantissimo affrontare questa malattia, ma in generale tutte le malattie, con uno spirito di un po' da combattente, ma cioè, non pensare che possa andare male. Certo, quando uno sta male, fa la chemio e rimette 30 volte al giorno, è chiaro che, insomma, però io lo dico sempre a tutti, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché è vero che anche le terapie sono pesanti, ma ci salvano la vita. Quindi non dico fatele con piacere, perché è impossibile. Però cercate di tenervi su. Quello secondo me è la terapia coadiuvante migliore, oltre alle terapie ovviamente mediche che ci vogliono e bisogna farle assolutamente. Però cercare di non buttarsi giù, di non pensare di essere i più sfortunati, perché come ce ne sono tanti, sembra che ci siano ogni tanto invece. No, purtroppo sì, sono tanti, sì. Che Purtroppo ci questi passano. reparti sono pieni anche di persone giovani, insomma. È vero, E è vero. quindi, tra l'altro, oggi è il 1° di ottobre, inizia il mese rosa. Io La prevenzione. approfitto di questa cosa per dire a Certo. tutte le donne di controllarsi. Se uno sente una cosina, non deve mettere da parte la paura, deve andare, perché prima vai e più possibilità hai di salvarti la vita e di continuare Certo. a vivere con la tua famiglia, con i tuoi amici, eccetera. Se invece aspetti, ti può andare bene, ma non è detto. Non è Quindi detto, no. andate, andate al No. primo dubbio. Anche il dubbio così, magari vi sentite qualcosa che poi non è niente, ma andate a Meglio farvi vedere. sapere che non è Esatto. niente, ma saperlo. Esatto. Perché a volte, insomma, è quello che cambia No, la tempestività. dobbiamo dare fiducia anche alle Sì. cure, a quanto si impegnano i medici per salvare le vite, perché ultimamente anche in televisione ci danno un po' addosso in generale, per un motivo o per un altro, diciamo che tendono un po' a No, non dare. io che certo, no, bisogna dare fiducia alla scienza, prima di tutto, in tutti i campi. E ai medici, perché insomma, io almeno per quello che è la realtà che vivo, ci sono veramente dei bravi medici, delle persone che fanno ricerca. Speriamo che la ricerca finalmente questa sia stata la prova del 9, che la ricerca è sempre stata massacrata, no? Poco Tagliati i fondi, seguita, eccetera, e sì. speriamo che. Ecco, poco seguita, come se fosse un niente, invece in realtà la ricerca è la base di tutto, è la Certo. medicina.
in tutte le branche, soprattutto nella medicina. Certo, e quindi rimanendo sempre sul filone di questo discorso, invece possiamo dire anche alle persone che sono vicine alle persone malate di dare carica e aiutarle, no, a vivere questo momento difficile con una maggiore tranquillità e con tanto sorriso. Sì, diciamo che le persone più in difficoltà sono proprio le persone vicine. Infatti. Perché il malato combatte insomma in prima persona e ce la mette tutta, il familiare non sa da che parte girarsi, quindi rischia di stare troppo addosso, di insomma non riesce più a fare, diciamo, una vita normale vicino al paziente. Quindi noi ad esempio abbiamo una psicologa come associazione e tantissimi familiari ci fanno aiutare perché non sanno come approcciare, perché si sentono impotenti, non sanno come muoversi, vedono la persona cara star male, insomma. Quindi io lo dico sempre, se un familiare non ce la fa si deve far aiutare, perché non è mica che ci vadano i matti, del psicologo, anzi i matti magari non ci vanno. Brava, esatto. Vanno quelli perché non si vogliono fare curare. Quelli che dicono, io sono a posto, insomma. Esatto. I familiari a volte si hanno bisogno davvero di un appoggio, e cercare di fare la vita normale, tra virgolette, con la persona che non sta bene, però diventa sì abbastanza difficile. Certo. Ci credo. Grazie per averci insomma anche introdotto in questo argomento, sì. Che non è mai poco parlarne, bisogna parlarne sempre tanto. Io infatti lo dico e approfitto anche adesso, certo, per ribadire questa cosa, insomma, perché è la base di tutto. Quando dicono sei il medico di te stesso, è vero, perché se tu ti senti un disturbo non lo devi sottovalutare. Adesso non dico che uno debba essere dal dottore tutti i giorni, come fanno certi pensionati che sono lì tutti i giorni perché non sanno dove passare il tempo. Però, insomma, dare ascolto al nostro corpo e anche alle sensazioni che ci dà la nostra anima, perché è importante anche quello, secondo me. Sì. Vabbè, è così. Sì. Guarda, c'è una domanda anche un po' per cambiare il discorso, che chiede proprio: che percorso consiglieresti a qualcuno che vorrebbe intraprendere la strada del teatro o dello spettacolo? Beh, ci sono appunto tante accademie, no, che insegnano recitazione, regia, eccetera. Però ecco, uno che vuole approcciare, io consiglio sempre i corsi di teatro. A Parma ne abbiamo, io infatti ho iniziato da lì con dei corsi di teatro proprio dopo questa esperienza di malattia, e casualmente sono arrivata a fare delle cose che manco pensavo di fare. Infatti quando io ho detto ai miei familiari quell'anno, ho detto per il mio compleanno non mi regalate cianfrusaglie, mi regalate un corso di teatro. Ti sei mai sentito? Mi hanno preso sul serio. E quindi e ti sei ritrovata a fare la Paffoni. Mi sono ritrovata a fare la Paffoni. Per la nostra gioia, comunque. Esatto. Quella quindi là, sì, corsi di teatro. Sì. Mi fa piacere questo, perché ce n'è bisogno, insomma. No, poi ci sono tante varie accademie, ovviamente, dove si studia proprio... Però, insomma, anche un corso di teatro, così, anche come iniziarlo un po' anche come un hobby, ecco. Poi uno da lì vede se ti piace o non ti piace. Io, ad esempio, conosco dei giovanissimi che magari fanno il corso di teatro, c'è chi poi l'anno dopo non ci torna, c'è chi invece che si appassiona. E uno, per esempio, adesso andrà a fare un'accademia, perché è cominciato così. Un corso di 2 o 3 ore a settimana. Sì. Bellissimo. Bisogna cominciare qui.
Certo, coltivare le proprie passioni e poi vedere quello che succede. A volte non sono le proprie passioni, anche solo buttarsi in una cosa nuova che non hai mai fatto, ma che magari ti apre la mente per una cosa che non penseresti mai che ti può piacere, perché a volte uno non ci pensa. Esatto, ma infatti io dico andate magari a fare qualche corso, perché magari uno si iscrive all'accademia perché ha strada, no? Okay. E quindi insomma, ma io lo dico sempre anche ai giovani: appassionatevi a qualcosa, che sia il teatro, che sia uno strumento, che sia il canto, qualsiasi forma d'arte, insomma, certo. Così vi allontana da certe strade, esatto. Perché poi è appassionante, esatto. Di soddisfazione. Esatto. Bene, noi sì. Cosa dire? Oramai siamo verso la fine. Tu hai qualche altra curiosità, Elisa? Direi che ci ha soddisfatto, sinceramente io... Non ti sento! Non ti sentiamo, sai, Elisa? Non ti sentiamo! Perché secondo me ho ricevuto una telefonata che non dovevo ricevere, invece... Aspetta! Non so se riesco a recuperare. Sistemiamo... Beh, intanto magari parliamo noi, intanto che Elisa sistema il... Luisella, tu a me senti, giusto? Sì, sì, ti sento, non perfetto. Sento... No, perfetto. Comunque ti volevo dire che ci sono un sacco di complimenti, Luisella, cioè c'è molto... come ha detto anche Francesco, perché certo no, siete... diciamo che noi gruppi di fans, qualsiasi essi siano, siamo importanti, nel senso come voi siete importanti anche per noi, perché in qualche modo ci avete permesso di conoscerci. Intanto parlo per esperienza personale, ho avuto, grazie alla partecipazione, al vedere una serie TV, ho avuto l'opportunità di conoscere tante belle persone che hanno un interesse comune, quindi una cosa che ti gratifica e ti fa sentire amato, no? Certo. Tutti noi abbiamo bisogno di avere dell'affetto intorno. Esatto. Quindi grazie davvero. Grazie, grazie. Sì. Elisa, sei riuscita a risolvere? Non credo. Perché altrimenti... Non ho sentito. Pochissimo. Sì. Pochissimo. Perché purtroppo secondo me mi hanno fatto una telefonata e quindi mi hanno fregato. Comunque vabbè. Ah, ecco. Ma adesso ti sentiamo. Però ti sentiamo, adesso, eh. Okay. Vediamo. Esatto. Comunque vedo qui che dicono viva i fan di Coliandro, che poi è quello che per noi è importante. Viva tutti i fan di Coliandro, tutti, e anche tutti i protagonisti, esatto. Che sono una serie, tutti dal primo all'ultimo, anche da chi pulisce dove girate le scene, tutti. Certo. Bene, bene. Allora ti ringraziamo di essere stata con noi. Che dire, è stato veramente un onore avere la Paffoni. Un onore. Grazie, grazie, siete molto gentili. È stato un onore per me conoscervi e insomma poter dialogare, anche se insomma solo con voi, ma che rappresentate tutti. Certo. Mi fa molto piacere, e anche ai miei colleghi fa molto piacere questo. Certo. Bene. Sì. Buona serata. Bene, grazie. Buona ciao. Serata anche a voi. Ciao. Grazie ancora. Ciao. 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 Bene, allora noi che dire, salutiamo con la nostra parte finale della sigla e diamo i prossimi appuntamenti. Vai tu? Faccio io? Vuoi che faccio io? Benissimo. Allora, i nostri prossimi appuntamenti è lunedì prossimo
con il fantastico Greg, sempre della seconda puntata. L'ingegner Bellini. Dicevi? Quello che ti ha mangiato tutto il capitale dell'azienda, insomma, dell'ultima puntata. Esatto, esatto, esatto. Conosceremo veramente un personaggio molto interessante che, insomma, ha una carriera splendida, peraltro. Quindi buona serata, Elisa, io ti saluto e, come dire, ci salutiamo sempre con la sigla finale. Vai! Ora siamo pronti, tutti carichi a volontà. Ora siamo pronti, colmeremo la curiosità.